benedica Dio Onnipotente, benedica questi ambienti, quanti li operano e quanti lo utilizzano, nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Flavia Mazzarella, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Biperbanca. Oggi una giornata importante, importante per voi, importante per la città dell'Aquila. Si inaugura ufficialmente la sede qui sotto i portici in via Vittorio Emanuele II, un ritorno dopo 12 anni di diaspora post-sismica. Sì, sicuramente è un momento importante, è un momento bellissimo. È un momento che dà luce e lustro alla banca, ma a tutta la città. Una presenza che viene letta, interpretata come la volontà di Biperbanca di mantenere un forte legame con il territorio e con il suo tessuto economico e sociale. Guardi, il legame con il territorio, con le persone, sono principi che hanno sempre guidato nel tempo la banca e sono valori che la banca ha fatto propri nel tempo. Ecco, una sua impressione della città dell'Aquila, città in ricostruzione, ancora cantiere, in parte significativa ricostruita almeno nell'asse centrale. Beh sì, arrivando nella città si ha sicuramente l'idea di una città che sta ripartendo con volontà e tenacia. E la banca e questa giornata oggi lo testimonia. Questo è un tassello importante che dà veramente un senso di prospettiva, di luce e di futuro. Altro aspetto importante, siamo in una fase ancora di emergenza epidemia e dal suo punto di vista osservazione privilegiato cosa prevede per quanto riguarda il mondo del credito e il mondo dell'economia? Il mondo del credito deve essere a servizio del Paese, lo sarà con il nuovo PNRR. E lo sarà e lo continuerà a essere come ha sempre fatto nel passato, con impegno e responsabilità. Un augurio a questa filiale? Certamente. Dicevo prima, entrando si ha l'idea di luce, di spazio e di grande trasparenza. È un momento importante, è una filiale che darà alla quale auguro un grande futuro, ricco di soddisfazioni per la banca e per il gruppo naturalmente. Pier Pio Cerfogli, ieri grande concerto, grande serata, ci eravamo già sentiti, oggi ci incontriamo qui per la ufficializzazione dell'apertura di questa filiale che in realtà era già operativa da alcuni giorni. Sì, è un momento assolutamente importante, speriamo veramente di celebrarlo nel modo giusto. È un momento che, come dicevo ieri sera nel concerto, mette insieme un po' situazioni apparentemente in qualche caso alternative. Ieri sera con la musica un momento di riflessione, meditazione, poi la voglia dell'azione e oggi mi permetto di dire è un momento di sintesi molto bello fra il grande e il piccolo. Ci ricordiamo oggi di quando qui eravamo una piccola banca locale, oggi facciamo parte di un grande gruppo, ma non abbiamo perso la nostra caratteristica di vicinanza ai territori. Se saremo capaci di essere una banca grande come dimensione, che però mantiene le belle caratteristiche di quando era piccola ed era attenta ai bisogni delle persone, noi potremo diventare la migliore banca nazionale. Quindi si può affermare che ecco, questo processo di fusione, di incorporazione, alla fine dal suo punto di vista è positivo? Ma io direi di sì, a patto che, come dicevo prima, ecco, nel diventare grandi non ci si dimentichi delle migliori caratteristiche che si avevano quando si era piccoli. Ecco, la grande sfida è quella di raggiungere una dimensione che ti consenta di valorizzare la specializzazione, perché è evidente che c'è un tema anche di economia e di costi, ma mantenendo le caratteristiche più positive che una piccola realtà è in grado di porre in essere per differenziarsi nel rapporto con le persone. Antonio Rosignoli, lei è responsabile della banca per il Centro Sud, ecco che ruolo riveste in uno scenario più ampio, filiali come questa nel cuore di un capoluogo di regione? Beh, in una regione come l'Abruzzo, questa filiale che oggi riparte, che oggi rinasce nella sua struttura antica ma moderna come concezione, ha un ruolo importantissimo.
perché sia le attività amministrative con gli enti, con le istituzioni vengono svolte per l'Abruzzo all'Aquila, e quindi noi essere strutturalmente di nuovo nel centro dell'Aquila per noi è importantissimo. Cos'è attrattivo per un istituto di credito una presenza nel capoluogo d'Abruzzo? Come dicevo prima, è attrattivo il fatto di avere tutti i servizi, tutti gli enti con cui colloquiare, con cui cercare di far funzionare il territorio. È doveroso, perché essere nel capoluogo vuol dire rappresentare e vivere quel territorio in prima battuta. Giuseppe Marcolitta, responsabile della direzione regionale Abruzzo-Molise, per lei in particolare è un giorno di grande soddisfazione questa inaugurazione. E di grande emozione, aggiungerei, è un momento bellissimo. Oggi celebriamo formalmente il ritorno in centro storico, la riapertura è avvenuta il 19 di luglio, oggi è un momento in cui alla presenza delle istituzioni, dell'alta direzione della banca, della presidente della banca, riconsegniamo alla città questo meraviglioso immobile, la sede della nostra filiale più importante, e che sia un momento di ripartenza splendida, che ci porti veramente ad un futuro radioso per il nostro territorio, per le nostre famiglie e per le nostre imprese. Tra l'altro questa riapertura, questa inaugurazione significa anche il ritorno di un numero consistente di dipendenti al centro. Assolutamente sì. Sì, sono 75 i colleghi che prestano la loro attività all'interno di questa struttura, e vuol dire essere presenti in centro storico, vuol dire alimentare anche l'economia del centro storico, far arrivare tanta gente qui, significa vita, significa ritornare veramente ad una situazione di normalità, di clima, di città importante quale quella dell'Aquila. Come la vede l'Aquila? Proviamo a allargare un po' il discorso, certo. Anzi, di parecchio. Come la vede l'Aquila una volta che ha superato questa fase di ricostruzione post-sismica? La domanda è una persona che si intende di bilanci, si intende di economia. Beh, intanto devo dire che andare in giro per l'Aquila adesso, in questi giorni, fa capire cosa sia diventata adesso questa città, cosa abbia fatto per ricominciare, per ripartire, per stimolare l'economia. È una città che rimane il capoluogo della regione ed è una città ben collegata dalle arterie alla capitale d'Italia, è collegata al corridoio adriatico, c'è un fulcro. Io posso dire solamente che la vedo benissimo e vedo la presenza dell'Aquila oggi sempre più importante nel territorio della regione Abruzzo. Cipriani, raccontiamola poi questa filiale. La filiale è rientrata in questo palazzo storico dell'Ottocento, erano oltre 100 anni che lavorava in questa sede. Non abbiamo ripreso tutto l'edificio, ma la sede operativa è solo sul piano terra, è composta da 27 persone, gran parte femminile, mentre ai piani superiori, ai due piani superiori, sono gli uffici di direzione, di back office e la direzione di area e la direzione territoriale dove c'è il dottor Litta. E come sta procedendo, diciamo, in questi primi giorni di apertura? Perché oggi è l'inaugurazione ufficiale, oggi ma in realtà noi siamo già stati operativi. È cambiato con la nuova organizzazione il nuovo modo di lavorare in filiale. Si è passati da avere degli uffici in singoli, ognuno dove potevamo accogliere i clienti, si è passati a un sistema diverso dove noi accoglieremo i clienti in questi salottini che vedete qui o alcuni al piano di sopra, e i nostri colleghi non hanno più quindi postazioni singole indivise, ma hanno postazioni che possono essere utilizzate in qualsiasi momento da tutti. È un modo diverso di accogliere la clientela e di gestire. E poi c'è lo sportello classico. Anche lo sportello classico, le casse sono diverse, sono soltanto due, c'è una nuova area self dove c'è una cassa automatica che attualmente fa soltanto operazioni di prelievo e di versamento contanti, ma nel giro di un paio di settimane dovrebbe poter fare operazioni complete e quindi sostituzione di un cassiere fisico.
Presidente Marco Marsilio, al centro, il tema al centro di questa inaugurazione è più in generale il rapporto tra sistema del credito ed economia abruzzese in una fase così importante e delicata di prospettiva. Esattamente, è un momento in cui si investono molte risorse e c'è bisogno di sostenere le imprese che queste risorse dovranno trasformarle in opere. Per farlo c'è bisogno di un credito che sia vicino ai territori e la riapertura nel cuore dell'Aquila, della Biper, nella sede storica di quella che era la cassa di risparmio dell'Aquila è una notizia importante e noi ci auguriamo che questo gesto di attenzione e di sensibilità verso il territorio si traduca anche in apertura di fiducia e di credito verso le imprese che verranno qui a rivolgersi per poter essere sostenuta nella loro attività. Sindaco Pierluigi Biondi, dai ricordi di infanzia l'ha evocato qui sul palchetto alle prospettive economiche, sociali, di servizio nel centro storico dell'Aquila. Beh sì, il rientro in questo palazzo storico di Biper ha un significato duplice, dall'altro la riaffermazione della centralità di questa città nelle strategie aziendali e anche il recupero di questo palazzo che abbiamo atteso a lungo. Dall'altro lato è anche il riconoscimento dell'importanza di un territorio che ha sofferto la crisi economica del terremoto, che ha sofferto la crisi economica del Covid e che quindi necessita di punti di riferimento in cui l'accesso al credito sia facilitato, sia semplificato e si torni un po', magari è un'utopia, a quel rapporto diretto sulla fiducia ispirata dai progetti e anche dalla stretta di mano e non solamente da parametri che un algoritmo studia da qualche altra parte. Presidente Ballone, cosa significa questo per il sistema della Camera di Commercio, una riapertura del genere, una filiale così importante nel cuore e centro dell'Aquila? Ma diciamo che è una giornata importante, simbolicamente è un segnale molto forte al territorio perché una banca della portata della Biper che investe appunto sull'Aquila in maniera così diciamo forte, con tanto di presenza dei vertici, è un segnale positivo per tutto il territorio, credo. E la banca ci ha fatto capire che ci crede nel nostro territorio, è pronta a investire, è pronta a supportare tutta la parte ovviamente imprenditoriale dell'Aquila e della provincia. E quindi credo che ovviamente la prendiamo con questa iniziativa, è un grande giorno per questo territorio, è importante. Che giudizio dà del tessuto economico nel suo ambito di competenza qui nel territorio aquilano? Ma è un tessuto che diciamo si è mosso a macchie di leopardo, alcuni settori hanno tenuto, altri come la farmaceutica in particolare, la meccanica, altri invece hanno risentito fortemente, però come si dice nel momento in cui c'è crisi si può risalire, questo è il momento in cui sinceramente c'è la luce e quindi noi accompagneremo le aziende per questo rifiorire. Agostino Del Re, per lei che è aquilano, questo luogo è anche un luogo di ricordi, è una sorta di tempio dell'economia, ma anche dell'economia delle piccole cose, delle piccole attività. Ma il discorso è, l'economia secondo me deve sposare un discorso sociale, perché fa altro, oggi come oggi non si pensa esclusivamente all'interesse oppure alla speculazione, ma nel momento in cui la famosa storia della cassa di risparmio è stata un istituto di credito che al territorio ha ricevuto ma ha dato anche tanto, uno immagina che chi oggi nella continuità della Biper assuma un ruolo importante che penso che diventa anche un dovere per un istituto ricreare un discorso di punto di riferimento della nostra realtà e in particolar modo dei cittadini ma anche della piccola e media impresa, questo è l'elemento fondamentale su questo aspetto.